Ciao a tutti e ciao a tutte, come state? Ben ritrovate! Sono contenta e entusiasta di poter finalmente dedicare del tempo per parlarvi di un olio che in Italia si trova poco. Devo dire, sono poche le aziende che lo promuovono, anche se a livello cosmetico si trova in vari prodotti, sia per capelli che per il viso. Sapete già di che tipo di olio parlo, perché l'avete capito dal nome del video, quindi tutta questa suspense non è che la posso creare. E si tratta dell'olio di moringa. È un olio prezioso e pregiato appunto sia per la pelle del viso, per la pelle del corpo, che per il nostro cuoio capelluto e per i nostri capelli. L'olio di moringa si ottiene da una pianta tipica indiana oppure della zona dell'Himalaya, che appartiene alla famiglia delle moringacee. È un olio fortemente antibatterico, antiossidante, rivitalizzante, quindi può avere degli utilizzi molto versatili. Ve lo faccio vedere, si tratta di un olio che ha una texture molto molto leggera, che fa sì che può essere assorbito facilmente sia dalla nostra pelle, dalla nostra cute oppure dai nostri capelli, quindi può risultare fruibile sia dai capelli fini, leggeri come i miei, ma anche dai capelli grossi e robusti. Va benissimo sia sulle pelli secche che sulle pelli acneiche e grasse, proprio perché svolge un'azione purificante. E devo dirvi che questa azione purificante l'ho sperimentato in prima persona. L'ho raccontato su Instagram nelle stories, che personalmente la dermatite, quando si manifesta, perché appunto va a stagioni, va anche a livello di come si manifesta lo stress, si manifesta principalmente qui nella zona del bassetto e vicino al naso. Proprio i giorni scorsi si era manifestata, quindi quello che dà più fastidio è che si manifesta in questa zona, nella zona delle sopracciglia e qua sopra, con dei puntini rossi come fossero dei piccoli brufoletti. Ebbene, l'ho applicato sulla pelle inumidita, l'ho massaggiato con una goccia di tea tree. Ovviamente non bisogna abbondare, soprattutto se la pelle è mista come la mia, ma ho usato giusto due gocce con una goccia di tea tree e dopo due applicazioni la pelle era veramente tornata come nuova. Quindi sono veramente entusiasta di questo fatto, perché è difficile trovare un olio che appunto svolga anche questa azione purificante sulla pelle, proprio perché per i suoi componenti è un olio che va a combattere tutti quei batteri che sono colpevoli, nel caso del cuoio capelluto, della forfora, e nel caso della pelle del viso sono colpevoli della comparsa dell'acne. Come vi anticipavo, essendo un olio davvero pregiato e da texture molto leggera, è assorbito facilmente dalla pelle, quindi può essere tranquillamente utilizzato anche sulla pelle del viso, anche perché veramente per la sua formula, quindi per il fatto di essere così ricco in vitamine, in sali minerali, in fitosteroli, polifenoli, beta-carotene, tantissimi antiossidanti, è veramente un alleato della nostra pelle, quindi la va anche a purificare, come vi raccontavo, aiutandomi a combattere appunto un disagio creato dalla dermatite. Quindi non solo purifica la pelle dalle imperfezioni cutanee, ma anche dai danni ossidativi. È perfetto per una pelle matura, spenta, perché regala maggiore elasticità, morbidezza. Va detto anche che l'olio di moringa è uno degli oli vegetali più stabili, questo vuol dire che difficilmente arriva ad irrancidire. Questa è anche la comprova che ha un'alta percentuale di antiossidanti che appunto, quando viene utilizzato sulla pelle, vanno a combattere i radicali liberi, quindi svolgendo anche un'azione anti-age. Sul sito lo trovate in questa bottiglietta trasparente da 100 ml e ci tengo a dirvi che a livello di profumazione e l'odore tipico degli oli vegetali, quindi è un odore quasi erbaceo, non è un odore
che piace, diciamo, io personalmente per rendere piacevole l'applicazione sul viso oppure sulla cute, lo arricchisco sempre con un olio essenziale, quindi che può essere l'olio essenziale di lavanda oppure in base alla tipologia di esigenza che ho da trattare, quindi se si tratta della cute grassa posso utilizzare l'olio di rosmarino, essenziale di rosmarino oppure di salvia. Sul sito, nella sezione, d'uso della scheda del prodotto, trovate tutte queste dritte con i vari oli essenziali. Mi raccomando, occhio alle quantità di oli essenziali che andate ad utilizzare perché possono risultare molto forti sulla cute se utilizzate troppe gocce. Quindi fate sempre fede alle quantità indicate appunto nella scheda del prodotto. Consiglio, proprio per le sue speciali proprietà, di sfruttarlo soprattutto sulla cute, quindi è raccomandato per chi ha una cute problematica, chi presenta pruriti, desquamazioni, dermatite, per chi soffre di capelli grassi, per chi ha una cute seca, quindi presenta anche della la forfora. Va applicato sulla cute inumidita, quindi passate prima le mani bagnate sulla cute per inumidirla e in seguito nel palmo della mano versate 4-5 gocce. Io vi consiglio sempre di non strafare perché è pur sempre un olio per quanto leggero, soprattutto se avete i capelli fini e sottili. Quindi applicate 4-5 gocce, applicate la goccia di olio essenziale, massaggiate le mani tra di loro oppure se no applicate direttamente sulla cute. Questa coccola che fate alla vostra cute utilizzando il polpastrelli e massaggiate dolcemente per distribuire bene l'olio su tutta la cute. In questo modo attivate anche il microcircolo e favorite l'ossigenazione dei bulbi piniferi. Che sicuramente arriverà, ma come maglioli non scaricano i pigmenti delle nee? Ebbene, sì, è vero, è comprovato che, anzi, è uno dei metodi che funziona per far scaricare il pigmento delle nee. Io vi consiglio di fare questi impacchi curativi prima dell'applicazione tintoria, così nel caso il pigmento dovesse scaricare, andate comunque a sistemare la situazione con un nuovo impacco tintorio. Ovviamente va benissimo anche come impacco sulle lunghezze seche, disidratate, provate dalla salsedine e dal sole. Assolutamente sì, va benissimo. Io ho fatto l'impacco sulla cute, mi sono concentrata sulla cute perché era quello che mi interessava. La sensazione dopo aver effettuato lo shampoo diluito Eco Bio, quindi anche diluito, è andato via facilmente, quindi non ho avuto assolutamente problemi ad utilizzare una sola passata di shampoo diluito. La cute è risultata veramente pulita, piacevole al tatto, cioè sono stata veramente soddisfatta. E vi dico, utilizzando la giusta quantità di olio, non avete assolutamente problemi a toglierlo dalla cute. Poi mi farete sapere. Insomma, questo olio mi risulta sia veramente una chicca, che ne dite? Pregiatissimo, ricchissimo di vari principi attivi e molto molto versatile nell'utilizzo. Un olio che va a rivitalizzare il cuoio capelluto attivando il microcircolo, un olio che va ad idratare e a nutrire la pelle in profondità regalandole morbidezza e elasticità. Un olio che protegge e idrata i capelli e che allo stesso tempo sulla cute svolge un'attività purificante combattendo la forfora e la dermatite. Cioè, veramente provatelo e poi mi direte. Vi ringrazio intanto per essere rimaste con me fino a questo punto. Se avete altri dubbi o bisogno di altre informazioni potete lasciare un messaggio qui sotto il video come al solito. E ovviamente se il video vi è piaciuto lasciate il solito like e condividete il video con le vostre amiche o con chi potete
pensate possa trovare interessante questo tipo di contenuto, iscrivetevi al canale, mi raccomando, così potete vedere anche i prossimi video e noi ci vediamo in un futuro video. Ciao!